Fra, sei tu! Perché secondo te chi altro dovrebbe essere? Leggi un po' quel foglio. Perché Umberto smila se non è... se non è un emoji? Che c***o vuol dire? No, andiamo avanti e basta, facciamo sta unboxing e basta. Oh, macchia, la recensione è pronta, ora tocca a te. Benvenuti in un nuovo video di Akiba Gamers. Oggi siamo in compagnia della Ultra Limited Edition del film Macchia, opera prima della regista Mari Okada. Ma non indugiamo oltre e vediamo i contenuti di questa bellissima Limited. Scusate, Ultra Limited. Chi ci segue lo sa benissimo, una delle cose che più mi dà sui nervi nelle Limited sono quei foglietti che vengono apposti sul retro, diciamo così. Non sono belli da vedere. Questa Ultra Limited Edition del film Machia vanta di sole 1500 copie, quindi fate presto a preordinarla presso il vostro rivenditore di fiducia. Noi abbiamo avuto la 759esima, quindi ce ne sono 1499 in giro! Prima di andarvi a mostrare i contenuti, è bene precisare che il cofanetto è di cartone rigido, molto rigido, ed è di ottima fattura. Andiamo a vedere i contenuti. Allora, partiamo subito da questo bellissimo booklet brossurato, dove all'interno non solo troviamo i soliti schizzi preparatori e tutto, ma troviamo anche delle interviste a chi ha curato appunto il film. Oltre alla regista Mari Okada, spiccano due figure molto importanti nel panorama, diciamo, sia videogame, in particolare uno, che anche a livello cinematografico. Il primo è Akihiko Yoshida, che è il character designer appunto dei personaggi che vedremo nel film di Machia, famoso per aver curato il character design di giochi come Bravely Default, Nier Automata, Final Fantasy XII e anche Final Fantasy XIV. E Kenji Kawai, compositore delle colonne sonore di anime del calibro di Fate Stay Night, Ranma un mezzo, Mason Ikkoku, Ghost in the Shell e Gundam Daburo. Noi di Akiba Gamers vi diamo un piccolo consiglio: il booklet sfogliatelo solo dopo aver terminato la visione del film, poiché all'interno c'è qualche spoiler. Cosa c'era in quel booklet? Basta! Andiamo avanti! Noi di Akiba Gamers vi consigliamo di sfogliare questo bellissimo booklet solo dopo aver terminato la visione del film, poiché all'interno potrebbe esserci qualche spoilerino. Altro contenuto di questa Ultra Limited Edition è questa special story scritta dalla stessa regista Mari Okada. È una storia complementare a quella del film e a tutti gli effetti una sceneggiatura. Anche in questo caso vi consigliamo di leggerla dopo aver visto il film. All'interno della custodia Digipak, oltre ai due Blu-ray, troveremo queste cartoline che ora vi andiamo a mostrare. Sono tre cartoline, tre illustrazioni tratte appunto dal film. Sul retro il logo di Anime Factory. Andiamo a vedere i due Blu-ray, nel senso non andiamo a vederli, nel senso che ve li faccio vedere e basta. La custodia Digipak, sull'esterno della custodia questa bellissima illustrazione, mentre all'interno troveremo ben due Blu-ray. Uno ovviamente contiene il film. Nello special disc, quindi questo qui, troveremo, oltre al making of con la regista Mari Okada e Kenji Kawai, in questo caso il film, però affiancato da tutti gli storyboard che sono stati disegnati. Il costo di questa Ultra Limited è di 50 euro, direi che ne vale assolutamente la pena, quindi andate e compratela. La recensione del film la trovate su akibagamers.it. Vi consigliamo di andare a leggere e di andare a comprare questa bellissima Limited di questo bellissimo film. Detto ciò, vi rimando al prossimo video. Il tempo stringe. Ecco un piccolo incentivo. Che c***o vuol dire un piccolo incentivo, mo? Ma dove c***o è finito il gatto ora?
su pampling.com centinaia di design per le vostre t-shirt e non solo. Utilizzate il codice sconto Akiba20 per uno sconto del 20% su tutti i vostri ordini.